tutto ciò che attiene all'igiene ambientale e al residuo nella città. Vai. Brevemente, la delibera sostanzialmente inserisce all'interno di quelle che sono le competenze del comune. Potete spostare un po', scusatemi, non possiamo guardare gli interlocutori. E chiaramente facendo i conti con quelle che sono le difficoltà finanziarie, per cui si sarebbe potuto fare molto di più, si può fare molto di più, ma chiaramente noi scriviamo cose concrete, operative, con un cronoprogramma definito in base a quello che sono le risorse già disponibili e quello che speriamo di attivare nel giro delle prossime settimane. Il primo punto prevede l'estensione della raccolta differenziata porta a porta ad altri quartieri della città e nello specifico al quartiere di Vomero, Posillipo, Barra, Ponticelli e Scampia, per arrivare a coprire 325.000 abitanti. Per darvi il senso, questo entro 90 giorni è esattamente il doppio di quello che è stato fatto negli anni passati. E chiaramente 325.000 abitanti verranno coinvolti dal porta a porta. Sempre in questi 90 giorni la SIA dovrà predisporre il nuovo piano comunale dei rifiuti, che dovrà interessare l'estensione del porta a porta all'intera città, con tempi, modi e risorse necessarie. Chiaramente insieme al porta a porta che riguarda le utenze domestiche siamo attenti alle grandi utenze, quindi alle utenze non domestiche. Anche qui abbiamo già avuto degli incontri, ne avremo altri, tavoli costanti nei prossimi giorni con tutta la filiera produttiva, dagli artigiani ai commercianti, alle piccole e medie imprese, agli industriali, perché si possa appunto fare anche un piano e potenziare la raccolta differenziata anche con queste utenze. Sempre nei 90 giorni la SIA dovrà predisporre con risorse interne, non a caso abbiamo la scelta di avere due altissime professionalità, esperti sulle tematiche della raccolta differenziata, completamente alternative all'impostazione fin qui seguita, per avere un piano operativo della prevenzione della produzione dei rifiuti e di riduzione dei rifiuti. Sulla base delle esperienze più avanzate in Italia e in Europa e attuando quelle che sono le direttive europee e quelle che sono le leggi del nostro Stato che non sono state mai applicate in questa regione. Primi interventi a fianco a questi che sono già forti e significative, sono strutturali, pensiamo che vanno potenziate anche una serie di attività e di ordinanze che il sindaco, alcune sono già in vigore, avevamo chiesto nei mesi scorsi con tanti comitati e associazioni al sindaco di Arvolino, alcune erano state fatte ma mai attuate, tenuto conto della situazione di emergenza, vanno potenziate e vanno, per dare un senso, dalle mense scolastiche dove vanno a scadenza i bandi per la riflessione, le gare per la riflessione scolastica, vietando l'uso e getta nel materiale che vengono forniti, dalle stoviglie, ai piatti e tutto ciò che riguarda le mense scolastiche. Già nel nuovo bando dovranno essere previste queste misure, dal divieto della pubblicità postale non autorizzata, alla vendita non indirizzata, la vendita dei prodotti ortofrutticoli defoliati, incentivare la vendita di prodotti sfusi alla spina, coinvolgimento della grande distribuzione nella recupero dei prodotti freschi invenduti prima della data di scadenza. Queste sono esperienze già fatte in Italia che possiamo fare rapidamente, abbiamo la disponibilità anche della Facoltà di Agraria di Bologna che si è offerta per dare il supporto a questa iniziativa. Poi nell'ambito delle cose che il sindaco, la giunta, insomma, abbiamo detto più volte e anche per dare un segno alla straordinaria vittoria del referendum di domenica scorsa, noi favoriamo l'uso dell'acqua del rubinetto e per renderla più gradevole a chi insomma la vuole refrigerata o magari anche con le bollicine, di chiedere all'ARIN di avere in città 10 beverini fontane, e chiaramente questo va verificato con l'ARIN, questo è l'unico punto che abbiamo una interlocuzione con l'ARIN da verificare, ma di tutte queste misure che abbiamo fin qui illustrate, entro costantemente presso l'assessorato ci sarà una struttura di concertazione con tutti i soggetti interessati, dalle associazioni, i comitati, ad arrivare agli operatori produttivi per verificare l'attuazione del programma, perché noi non vogliamo ritrovarci magari tra 90 giorni e trovarci qui senza aver realizzato nulla delle cose che abbiamo detto. L'impiantistica di supporto, ne avete scritto detto in tutti questi giorni, noi puntiamo sul no alla realizzazione dell'inceneritore, lo scriviamo nella delibera
attivando tutte le misure per bloccare la costruzione dell'inceneritore Napoli Est, ma nello stesso tempo diciamo tanti sì a realizzare impianti, a cominciare impianti di compostaggio. Uno, pensiamo di poter entrare rapidamente attraverso il rapporto con l'Unione Industriali e con gli altri soggetti interessati all'impianto di compostaggio che è nel comune di Caivano, che è pronto e che è fermo, non è utilizzato da alcuni mesi e che potrebbe dare una risposta per 35.000 tonnellate all'anno di frazioni organiche che noi andiamo a recuperare con i rifiuti. Per darvi un elemento, noi spendiamo ogni anno 6 milioni di euro per portare, comune di Napoli, per portare fuori regione l'umido prodotto raccolto dalla raccolta differenziata. Quindi questa per noi è una priorità e avvieremo la realizzazione degli altri due impianti di compostaggio. Chiaramente questo richiederà dei tempi da verificare con il mondo produttivo, valutare insieme con la SIA, il CDA si è appena insediato oggi, per capire cosa si può fare internamente, cosa si può fare in project financing. Questo lo verificheremo nelle prossime settimane e ve lo comunicheremo. A fianco a questo ci saranno potenziate le isole ecologiche, perché vanno realizzate, uno per municipalità, per dire il termine corretto, centri comunali di conferimento, ma ecocentro, isole ecologiche, ci capiamo su cosa stiamo parlando. Facciamo un impianto di valorizzazione dei rifiuti ingombranti, partiamo con il legno perché abbiamo già la disponibilità del Consorzio Nazionale Ambientale, noi proveremo anche a cambiare le abitudini, ma siamo molto fiduciosi perché c'è grande entusiasmo da parte della città tutta di Napoli. E faremo degli impianti di preselezione e valorizzazione della carta raccolta differenziata, perché anche questo si può fare rapidamente con l'accordo con il Comieco con cui abbiamo parlato. La settimana prossima incontrerò tutti gli impianti di tutti i consorzi obbligatori della filiera del riciclaggio, a cominciare con Aipo, Liego, l'alluminio, cioè tutti i consorzi li ascolteremo per vedere quanto investono nel nostro progetto, perché insomma, i soldi ci sono, vanno recuperati. Una cosa che ci hanno già detto, mi hanno detto, è che non sono più disponibili a buttare i soldi alla finestra come troppe volte è successo nelle campagne nella città di Napoli, per cui se ci sono progetti credibili troveremo anche le risorse per finanziarli. Tutto questo all'interno del piano, mi ero dimenticato di dire una cosa importante, nella elaborazione del piano che farà la SIA nei 90 giorni è chiaro che noi avremo un meccanismo di premialità per i cittadini e per le attività virtuose nella logica europea del chi inquina paga e del chi più differenzia più deve risparmiare nel momento in cui andrà a pagare la tassa. Noi dovremo arrivare al passaggio dalla tassa alla tariffa, è un obiettivo strategico, non lo possiamo fare nell'immediato, oltretutto in questo momento la tariffa la fa la provincia e noi con la provincia dobbiamo avere una interlocuzione, perché pensiamo che se attiviamo le cose che stiamo dicendo e riusciamo a portarle avanti c'è bisogno che i cittadini vengano anche premiati per lo sforzo e il sacrificio che faranno, ma io credo di trovare nella città di Napoli tanti cittadini che saranno felici di fare tutto questo. Un ultimo punto riguarda le zone non, perché l'obiezione che potrebbe essere fatta a questo piano è che siccome i cittadini hanno voglia di fare la raccolta differenziata, i quartieri non interessati saranno penalizzati. Non immediatamente, nei primi 90 giorni, cioè tra 90 giorni. Noi pensiamo a settembre di partire con i quartieri che vi ho detto. Per gli altri cittadini della città di Napoli, quindi per gli altri quartieri, avremo delle isole ecologiche mobili che contestualmente alla via del porta a porta nei quartieri che vi ho detto prima saranno servite da isole ecologiche mobili. Per cui potranno, sarà più faticoso, ci sarà all'inizio un disagio, ma noi però pensiamo che è giusto, perché ci sono tanti cittadini, a cominciare da me, che viaggio con il mio bagagliaio pieno di differenziate e che vanno in giro a cercare, potranno portarlo con una comunicazione corretta sul sito della SIA, sul sito del Comune, con le campagne informative che verranno fatte, tutti avranno la possibilità di accedere. E poi ci sarà anche un coinvolgimento, e chiudo, sì, della Polizia Ambientale, Polizia Municipale, perfetto, sull'attività di controllo affinché appunto venga svolta, anche se noi puntiamo molto su questa campagna di informazione che partirà dal 1 luglio e coinvolgerà anche molti, insomma, organi di informazione, ordini professionali, lo sport e quant'altro. Noi vi lasciamo tra qualche minuto la delibera, scappiamo, se qualcuno vuole seguire quello che accadrà nelle prossime ore, alle 9 ci sarà la giunta e ci saranno altri provvedimenti che adotteremo, io spero in nottata, al massimo domani mattina. Bene. No.